qui con il capitano Puca. Ecco capitano, alla fine secondo lei questo match praticamente lei come lo analizza? Ho visto che in campo avete un po' chiarito con l'arbitro certe situazioni. No vabbè, purtroppo non dobbiamo dare le colpe all'arbitro, ma semplicemente stiamo venendo da un mese con la rosa sempre decimata per via di squalifiche ed infortuni. Loro sono un'ottima squadra, molto fisica, e noi senza i nostri due lunghi titolari abbiamo sofferto parecchio al rimbalzo e ci siamo caricati di falli, tant'è vero che siamo usciti 3 di noi per 5 falli. Bene, ecco, secondo me comunque la partita è stata giocata molto bene da parte vostra, perché a un certo punto voi eravate in vantaggio anche. Ecco, poi secondo lei cosa è successo? Purtroppo quando rincorri siamo andati sotto il primo quarto, abbiamo tentato di recuperare, però quando rincorri poi perdi le energie, abbiamo patito troppo la differenza fisica e quindi alla fine siamo scoppiati e non ce l'abbiamo fatto più. Poi in più loro hanno difeso veramente molto forte. Un'ultima domanda dal punto di vista tecnico, come mai poi diciamo c'era una differenza nella parte finale di 10 punti, non avete tentato di effettuare dei tiri liberi e invece avete giocato sotto rete, sotto canestro? Diciamo che alla fine siamo usciti comunque 3 quinti del quintetto per 5 falli. Abbiamo giocato gli ultimi 3 minuti con i nostri ragazzi under, quindi fondamentalmente la partita era già andata a 3 minuti dalla fine, insomma. Ringraziamo il capitano.